sveglio a tutti e benvenuti a Buongiorno Fitness. Siete pronti a scaldare i muscoli? Perché noi iniziamo come sempre in movimento. Oggi c'è Stefania Valentini con noi delle Lune Fitness. Ciao Stefania, insieme a Iole, pronta per illustrarci l'esercizio di oggi. Dove lavoriamo? Oggi lavoriamo un gruppo muscolare fondamentale per noi donne, quindi il gluteo. Bene, allora, Iole, siamo pronte a guardarti. Allora, ci posizioniamo sdraiati a terra con le ginocchia piegate, non troppo larghe. Adesso mettiamo le mani a 90 gradi, portiamo subito in dentro la pancia e andiamo a partire con l'esercizio più semplice del gluteo, della salita e della discesa. Mi raccomando ragazzi, durante la salita mantenete sempre in dentro il pancino in modo da sentire bene il lavoro sul muscolo. Possiamo anche portare un pochettino di più le gambe verso il gluteo ed effettuare questo esercizio per 20 ripetizioni per almeno 3 volte. E possiamo anche creare una variante, Mila, se vuoi. Manteniamo a questo punto la massima salita che riusciamo del gluteo e possiamo addurre anche le ginocchia facendole sfiorare l'una con l'altra. Avremo un maggior risultato sul gluteo e andiamo anche ad attivare i muscoli dell'interno coscia, quindi gli adduttori. C'è qualche controindicazione per chi soffre, non so, di problemi di schiena? Allora, l'importante, come dicevo prima, è mantenere una postura corretta, quindi mantenete per bene in dentro il pancino in modo che le vertebre sono ben rilassate e da lì possiamo andare tranquille e tonificare il gluteo. Un'altra variante che possiamo fare è quella di appoggiare giù, posizionare le nostre gambe a farfallina. Da qui stessa cosa, andiamo prima a proteggere la nostra schiena, dopodiché effettuiamo delle salite nuovamente verso l'alto e ripetere sempre 20 ripetizioni, anche 30 ripetizioni, con una pausa di 30 secondi per almeno 3 volte. Forse quest'ultimo è un esercizio che si addice più alle donne. Sì, esatto, esattamente. Che poi sono quelle che chiedono di più lo sviluppo dei glutei, no? Sì, 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 questa è la maggior richiesta fra tutte le donne che vengono maggiormente in palestra. E poi adesso col costume bisogna fare molta attenzione anche a questa parte del corpo. Certo, assolutamente. Allora, Stefania, sì. Alziamoci, noi ci gustiamo questo bel scenario marino. Con Stefania Iole ci rivediamo domani, voi aspettateci qui. E dopo il movimento, i carboidrati che sono indispensabili per chi compie attività fisica. Buongiorno Fitness passa in rassegna tutti gli alimenti della nostra dieta, lo facciamo anche con la dottoressa Marina Manieri, che è una dietista. Parliamo di pane, siamo presso il forno Stella a Silvi Marina e vediamo una enorme varietà di carboidrati in pane. Cosa dire sul pane, dottoressa? Assolutamente sì. Allora, intanto possiamo dire che il pane è un alimento base dell'alimentazione dell'uomo, da che se ne ha memoria, perché il pane è anche citato nella Bibbia, comunque è un alimento veramente antico che si può dire che nasce con l'uomo. Infatti già dalla preistoria le donne usavano macinare i chicchi dei vari cereali a loro disposizione al fine di ricavare una farina, impastarla e poi cuocerla sulle pietre bollenti del fuoco ad avere un prodotto che è simile all'attuale piadina o comunque un antenato del pane come così oggi lo conosciamo. E anche il pane, come la pasta, può essere fatto con diversi tipi di cereali? Sì, assolutamente sì. Intanto c'è da dire che già noi nella nostra penisola abbiamo diversi tipi di pani, lo possiamo vedere anche qui. C'è il pane di mais, c'è anche il pane di segale che in realtà è tipico delle tradizioni del nord Italia. Addirittura anche il pane si può fare con le patate, a base di patate. Quindi insomma sono diverse le farine che possiamo utilizzare. Poi ovviamente oltre a quelle di grani antichi, oltre alle varie componenti di integralità. A livello nutrizionale cosa dire sul pane? Il pane è l'alimento energetico per eccellenza, quindi ci dà energia sia a chi deve fare dei lavori fisici, quindi appunto come l'attività fisica, sia a chi deve fare lavori più intellettuali.
Pertanto è fondamentale, soprattutto nell'alimentazione di chi sta crescendo, mi viene da pensare ai bambini e agli adolescenti. Una merenda molto sana che forse è opportuno riscoprire è il semplice pane con l'olio, magari con del pomodoro, visto che è stagione, che diciamo è una scelta nutrizionale sicuramente migliore di quelle che ultimamente si è portati a fare, ecco. Per gli adulti quanti grammi al giorno di pane possiamo consumare? Bah, se vogliamo dare una quantità standard generica sui 250, facendo una media di tutto. Non è male. Bene, grazie alla dottoressa Manieri. Noi approfondiamo questo discorso con chi panifica. Anna Cirone, titolare del Forno Stella. Sì. C'è una riscoperta del passato? Sì, c'è una riscoperta dei grani antichi, come per esempio il grano saraceno. Facciamo molte pagnottine di grano saraceno, è una farina contenente poco glutine, è molto buono di sapore, molto digeribile, è un grano duro. Facciamo il multicereale, la solina, la Senatore Cappelli, facciamo il pane di mais, sono tutte farine antiche, contengono tutte poco glutine e sono molto digeribili. E con quali piatti si accompagnano? Diciamo che l'olio e pomodoro è un classico. Olio e pomodoro è un classico, ma sono anche farine molto adatte per fare biscotti, paste, pizze, perché comunque sono tutte farine riscoperte per tutti i giorni. Grazie ad Anna Cirone che ci ha delucidato su questa riscoperta dei grani antichi e noi ci salutiamo da Silvi Marina, vi diamo appuntamento a domani con una nuova puntata di Buongiorno Fitness. Grazie ad Alberto Capo per le riprese, grazie a tutti voi, a domani, ciao!